E oggi sul Foglio hai aperto così vagamente alla Gelmini e a quanti di Forza Italia in questo momento magari hanno qualche malumore. Pensi che prima o poi ci sarà questa trasmigrazione in azioni o no? No, come ho scritto nel Foglio, io penso che c'è la necessità di avere un'area di centro che sia chiaramente europeista, atlantista e pragmatica su tutte le cose che abbiamo detto, perché altrimenti le prossime elezioni noi avremo una situazione per cui si presenterà una coalizione di sinistra dove ci sono i 5 Stelle che non solo non vogliono i termovalorizzatori, non vogliono i gassificatori, non vogliono supportare l'Ucraina, insomma lo vedete il casino che fanno, che incastreranno il Partito Democratico, che invece ha una linea molto corretta sulla questione ucraina, a mio avviso è anche coraggiosa, a cui va dato atto Enrico Letta. E dall'altro lato a destra avremo una coalizione a traino sovranista e anche lì con un posizionamento internazionale dell'Italia non chiaro, molto differente da quello che ha espresso, che esprime oggi Draghi, e allo stesso tempo rimarrà tutto un pezzo d'Italia che è privo di rappresentanza. E che vinca quella coalizione di destra o di sinistra, i cittadini italiani sanno benissimo che non riusciranno a governare né a risolvere i problemi, perché hanno troppe contraddizioni interne. E dunque l'unica soluzione è che alle prossime elezioni si costruisca un'area che sia appunto pragmatica, liberale, riformista, che dia stabilità al sistema politico. Io sarei felicissimo di avere persone che vengono dal mondo del Partito Popolare Europeo, io siedo in quello liberale, ma anche riformisti socialdemocratici che vengano a costruire quest'area del pragmatismo. Mi piacerebbe avere Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini, come mi piacerebbe avere, l'ho scritto oggi, Giorgio Gori o Beppe Sala. E non lo so se verranno o no. Quello che stiamo facendo con Più Europa è quello di costruirlo facendo un lavoro giro per l'Italia e prendendo, oggi abbiamo 2000 amministratori locali, e facendo un lavoro duro sul territorio. Certo, sarebbe più facile avere qualcuno che viene a farlo, altre persone che vengono a farlo con noi, però in questo momento non ci sono.